Siamo ai primi giorni di ottobre del 63. Noi ci poniamo il problema di dire, se cade la frana, ecco, cosa sapevamo noi, stando a sovergine di quello che era la... Qua mi pare che è stato spostato delle... Allora, noi sapevamo su Erzene che c'era stata fatta delle prove a 9, che il lago avrebbe perso un terzo del suo volume di invaso e che ci sarebbero state delle probabili ondate. Queste ondate, quando fossero arrivate a contatto con la diga, vista la sua forma arcuata, avrebbero potuto anche interessare la zona di questo personale. Quindi siamo posti il problema di dire come proteggiamo il personale che opera il Vajont in qualche tale questa periodo data. In particolare ci preoccupava il personale che stava in questa cabina perché era proprio a livello della strada. Allora, d'accordo con la direzione, siamo rimasti d'accordo che quando il personale di questa cabina che era qua, avesse sentito o visto che iniziava il movimento della frana, e per quello che sapevamo noi la frana doveva rotolare e doveva impiegare qualche minuto a scendere, abbandonasse pure la cabina e si portasse in un luogo di sicurezza ritenuto in questa zona. Per facilitare la via di fuga, dato che la parte finale esterna della cabina confina con la roccia, abbiamo buttato giù la finestra, è stata buttata giù questa finestra dei servizi igienici e da qua con due travi e quattro tavole è fatto un passaggio di sicurezza. Quindi dalla sala controllo che era questa e che era messa qua, il personale usciva e sarebbe andato a metterci in sicurezza da quella parte là. Io sono venuto alla Ionza 2 o 3 giorni prima del disastro e sono entrato con mi sono solo affacciato e per quello che ricordo era corta la passerella, la roccia era molto vicina. La frana. Prima però di parlare della frana è opportuno capire come era gestito e controllato il Vajont. In altre parole, chi comandava il Vajont? Nel dicembre del 62 tutte le società elettriche passano all'Enel e quasi un anno dopo la struttura era rimasta ancora lo stesso da noi a Venezia, era cambiata solo da Sale a Enel e sia fra le varie direzioni che componevano, che ci interessano, il servizio costruzioni idrauliche e il servizio idroelettrico, erano le uniche che non hanno cambiato né uomini né struttura. Il servizio costruzioni idrauliche era diretto da Biadene e prima era diretto da Carlo Semenza, il progettista della diga, che mi pare che è morto qualche anno prima. La funzione di questo servizio era costruire gli impianti, le centrali, quindi le dighe, le gallerie e le centrali stesse, che una volta costruite passavano in gestione a questo servizio. Questo controllava tutte le entità dell'ex sale che praticamente coincidevano con il Triveneto e scendendo a cascata si arrivava al reparto di Sovergine che gestiva quegli impianti che abbiamo visto nella prima videata, le 6 dighe e le altre centrali che c'erano. Il direttore di Sovergine aveva 2 collaboratori, 2 vice, e io proprio ero uno dei 2 vice. A noi il Vajont era in fase di passaggio di consegne, nel senso che al reparto di Sovergine era passato la gestione della centrale del Colombier che aveva sotto, le paretoie della diga e le altre opere elettromeccaniche, mentre invece era rimasto sotto la responsabilità del servizio di costruzioni idrauliche il controllo della diga, della frana, la cosa del lago e i rapporti con le varie autorità. Quindi erano 2 strutture che avevano uomini diversi, noi facevamo il nostro lavoro, che era quello di gestire gli impianti che ci avevano passati, e loro erano quelli che costruivano, in questo caso, parlando del Vajont, avevano delle grosse grani da gestire. L'unico punto di contatto fra le strutture idrauliche e noi era la quota del lago, nel senso che ogni giorno questo servizio, Biaden o chi per esso, per via gerarchica ci faceva pervenire a noi un ordine scritto che diceva domani il Vajont deve salire o scendere in una certa entità.
Allora noi che avevamo i rubinetti in mano delle, di, e anche i rubinetti delle centrali, ci adeguavamo, ci adeguavamo per risolvere il problema. E per il giorno 9 era previsto che il vagone dovesse scendere di 1,20 m, quindi 5 cm all'ora. Allora noi abbiamo impostato questo movimento di acqua nelle gallerie che fanno capo al Vajont e anche oltre, senza dilungarsi molto. Cos'era il problema? Noi ogni ora bisognava togliere il volume d'acqua corrispondente ai 5 cm. Dico togliere e poi mandarlo a sovrano, non veniva scaricato a valle. A questo bisognava aggiungere i 2 metri cubi d'acqua della naturale del bacino imbrico del Vajont. Inoltre dovevamo anche togliere i 9 metri cubi che con la centrale di Gravel Servizio imitavamo nel Vajont, quindi nel Vajont addirittura buttavamo dentro acqua. Il giorno 9, fino alle 9:30 di sera, questa ha continuato a buttare dentro acqua. Quindi in totale bisognava togliere 45 metri cubi d'acqua al secondo. Dove passavano questi? 15 attraverso la centrale Colombert, che era pieno carico, quindi e 30 attraverso quella paratoia che abbiamo visto prima, che su 3,50 m di altezza era aperta a 50 cm. Quindi se noi aprendo del tutto si mandava una valanga d'acqua verso di qua. Questa era la situazione del 9 ottobre. Poi dal Vajont arrivano anche i 40 metri cubi in Otapieve, quindi 85 andavano in Val Gallina, di questi 83 a Sovertene, che era pieno carico di chi non poteva riceverne, e due andavano a invasare il lago di Val Gallina. Questa è la stessa vista in un'altra prospettiva, quindi 15 metri cubi che vanno alla centrale, alla turbina della centrale, poi vengono immessi, e gli altri 30, gli 85 che vanno verso. Ma è interessante che noi vediamo, e io mi scuso se faccio ancora problemi tecnici, ma non c'è altro sistema per farlo capire. Questo mostra, nei 4 anni in cui la diga è rimasta in servizio, come si è comportata la frana in funzione della quota del lago. Se partiamo dal novembre del 60, quando la frana aveva raggiunto velocità di circa 4 cm al giorno, il lago viene abbassato, e come il lago viene abbassato, anche il movimento della frana si ferma. Il lago rimane basso per tutto il periodo in cui si acquista quella galleria di sorpasso che abbiamo visto prima. Terminata la galleria si riprende l'invaso. Si arriva allo stesso livello di quando era comparsa questo movimento, la frana non si muove, si sale ancora e si supera anche qui 700 metri tra oggi di sicurezza, quando la frana comincia a dare segni di movimento. Allora viene abbassato il livello fino a che anche viene passato molto lentamente, stava controllando il movimento franoso, fino a che a un certo momento il movimento franoso si ferma. Il lago rimane aperto quota per circa un mese, e poi riprende l'ultimo invaso, si supera i 700 metri, si arriva addirittura a 710, quindi ben oltre la soglia di sicurezza. A quel punto la frana decide di partire, sale, si cerca di scendere velocemente quel lago, non ce la facciamo. In effetti, al momento della caduta della frana, il lago era grosso modo a questo livello e il volume invasato era di 115 milioni, circa un 2/3 del volume totale. Cade la frana e questi sono purtroppo i risultati. Nel 1810, nella zona dove sono morti 40 lavoratori dell'Ene, il sindaco ha detto 44, perché 4 erano familiari dei lavoratori che abitavano lassù. Ma come è stato possibile che questa frana fosse scesa in modo diverso da quello che prevedeva? Se prendiamo una sezione geologica su lungo Strina Rossa, che siamo nella parte orientale della frana, abbiamo il prima e il dopo la frana. Io anche questo l'ho preso dal libro di Semenza, ho solo aggiunto questi valori di quota. Quindi prima della caduta il lago aveva questo livello qua. Cade la frana e risale, non solo passa alla fora del Vajont, ma risale anche dall'altra parte. E che la frana non sia
diciamo così, rotolata, ma scivolata, non si vede da questo profilo geologico. Vedete che qua, che è a 700 metri, lo ritroviamo praticamente identico in destra, è solo ruotato un po' ed è salito di 150 metri. 722 è la quota della diga, quindi sta a indicare che tra la frana è circa 60-70 metri sopra il livello della diga. Questi 805 metri li vediamo chi va a Erto, questi due mammelloni sono quelli che abbiamo visto prima, questa è la zona che ci si ferma a guardare, di qua c'è il lago, l'attuale lago residuo. Vediamo quali sono stati i dati reali della frana. Il volume 260 milioni, 200 previsti, quindi grosso modo è stato centrato. Quello che non torna è la caduta, che erano previsti 60-90 secondi come tempo eccezionalmente ridotto, invece siamo belli, quindi circa un terzo, tre volte più veloce è scesa. Anche quindi anche l'ondata che avevamo previsto sui 20 metri arriviamo a 200, e inoltre questa frana ha raggiunto questa elevatissima velocità, 70-100 km all'ora. Ma come è stato possibile arrivare a questo? Allora, tra le varie ipotesi proposte, la più accreditata tra comunità scientifica è stata elaborata 20 anni dopo da due geologi americani, i quali, leggiamo cosa hanno scritto, l'alta velocità raggiunta potrebbe essere data dallo sviluppo di calore lungo le superfici di scivolamento. Il calore può trasformare l'acqua dei pori in vapore, così da creare un cuscino di gas che lubrifica la superficie di scivolamento. Tradotto lo vediamo qua, su questo strato di roccia che è rimasto era appoggiata quella che è scivolata, ma tra questo strato e quella che è scivolata c'erano circa 10 cm di argilla bagnata, per cui quando la frana si è messa in moto il suo attrito ha riscaldato l'acqua, c'è stato il vapore, quindi quello che hanno detto prima loro. Solo una particolarità, perché abbiamo dovuto aspettare 20 anni per sapere qualcosa da due americani? Perché in quel periodo negli Stati Uniti era in costruzione, era in progetto una diga, una zona che geologicamente assomigliava al Wyoming. Allora hanno detto, visto che è successo quello, andate a vedere cosa, perché è successo. Qui sono stati qua, hanno avuto tutta la documentazione e hanno, credo che hanno formato, dato questa tesi che è la più accreditata. Una particolarità, questo patto è il figlio del generale Patton che nella seconda guerra mondiale ha comandato la riscossa delle Ardenne, forse più anziani di noi, cosa ricorderanno. La messa in sicurezza del bacino dopo la frana, cade la frana e al posto di 50 milioni ne entrano 70 nello specchio d'acqua, questa sommerge tutte, sia la galleria di South Bypass e tutte le gallerie che entravano e uscivano dalla diga. Quindi il lago del Wyoming è rimasto senza emissario. E qua faccio notare una cosa, visto che ci siamo. Questi due qua sono quelle gallerie che abbiamo visto all'inizio che dovevano servire per portare l'acqua dalle Alto Cedine ed erano in costruzione. Era stata la parte costruita è quella che io ho segnato in rosso, sia di quella che doveva portare l'acqua che quella che doveva poi restituire la cedina. Si è posto quindi subito un drammatico problema, il livello sale, non ha emissario e quindi cosa si fa? È stato deciso allora di costruire un impianto di pompaggio alla fine del lago che avrebbe per sollevare l'acqua e portarla oltre il passo di Santo Osvaldo. L'impianto di pompaggio era da due stadi, una serie di pompe che erano immerse nel lago che portavano l'acqua in questo fabbricato che sotto era un vascone, sopra questo vascone altre pompe riprendevano l'acqua e la pompavano in questa condotta forzata che saliva in quota, dove veniva versata in una canaletta di legno che per gravità scendeva oltre il passo di Santo Osvaldo. L'impianto pompaggio è stato costruito in 3 mesi ed è rimasto in servizio per 7 mesi. Ora qua dobbiamo dare atto alle maestranze della Monti e anche alla loro direzione per aver lavorato per 3 mesi in quelle condizioni e con quel tempo e realizzare tutto quello che è stato fatto è veramente stato un'opera. Nel frattempo era iniziata anche i lavori per far smaltire in forma naturale l'acqua attraverso la galleria di sorpasso, quindi è stato liberato l'imbocco, lo sbocco che prima era a monte della diga è stato tamponato, che ormai era in
inutile, e la diga è stata, la galleria è stata prolungata sorpassando la diga fin verso valle. Quindi attualmente l'acqua entra in questa località che mi pare che si chiami Molino delle Spesse, entra in questo portale d'ingresso, passa la frana, passa la diga e si scarica a valle. Questa è un'altra visione, l'ho messa perché l'acqua del Vajont è questa, mentre questi sono i drenaggi della frana. Gli ultimi sportelli della direzione e le manovre eseguite. Ho quasi finito. Mi rifaccio sempre alla nostra nostro organigramma. È il giorno 9 ottobre. Per noi a Sovelle non c'è andata di lavoro come le altre. Avevamo la gestione di quanti impianti. Sapevamo solo che era aumentato l'incremento della frana, e parlando a volte con anche i nostri colleghi qua su, si diceva che ogni tanto sentiamo anche cadere nel lago o vediamo cadere del materiale. Sono le 6 di sera, stiamo per andare a casa, quando il mio direttore, il mio capo, riceve una telefonata direttamente dal servizio idroelettrico, il quale ci dice in pratica, ci hanno comunicato, quindi si devono essere parlati a livello direzionale, che ormai la caduta della frana è imminente, e ci hanno detto che dobbiamo fare 2 operazioni. La prima era quella di incrementare lo svaso del lago. Allora, per aumentare lo svaso, questa paratoia, che era aperta a 50 cm, è stata portata a 80 cm, era portata da 30 a 20 metri cubi. Un'ora e mezza dopo, per aumentare ancora lo svaso, è stata fermata la centrale a Gardona, quindi non veniva più immessa acqua nel Vajont. Questa è stata la prima disposizione. L'altra disposizione era, potrebbe arrivare dalla direzione del servizio di produzione economista in Biadino, chi per esso, l'ordine di aprire uno scarico della diga. Lo scarico della diga, ha 3 scarichi, uno in alto, uno a metà e uno in fondo. E con questo scarico, aprendo le paratoie, l'acqua passa dal lago direttamente a valle. E quindi ci hanno detto, predisponete tutte le operazioni necessarie a far sì che quando arriva l'ordine si possa aprire la paratoia e scaricare l'acqua. Allora, siccome era una manovra che non avevamo mai fatto, perché noi non avevamo mai scaricato acqua, da quando la diga all'inizio del 62 è stata passata in consegna a noi, cioè la diga, le paratoie e la centrale, noi non avevamo mai fatto questa manovra qua. E allora il direttore, il capo di Sovelle, dice, uno di noi, deve andare su, uno della direzione deve andare su per assistere alla manovra. E ha detto, vado su io, però mi faccio anche accompagnare da 3 di voi. Fra quelli che... da 3 tecnici, diciamo. Fra i 3, lui aveva scelto, doveva anche essere uno di 2 vice capi centrali della diga, della centrale di Sommerten e quindi del reparto. E quindi dice a me e al mio collega, uno di voi viene con me al Vajont, l'altro resta a Sommerten per ogni venire. Decidete voi chi viene o chi resta. Io devo dire che non avevo nessuna regola per andarsi, anzi si trattava di andare ad assistere ad un fenomeno forse eccezionale, la caduta di questa frana. Però io avevo un problema, il giorno dopo avevo lezioni all'Istituto Industriale di Belluno, mi spiego meglio. Da 3 anni io e i miei 2 colleghi che poi sono morti a Vajont insegnavamo all'Istituto Tecnico Industriale e avevamo l'autorizzazione dalla SADE di insegnare anche durante l'orario di lavoro. Io il giorno dopo avevo lezioni, 2 ore di impianti elettrici. Dovevo ancora correggere i compiti e preparare e rifinire la lezione che avrei dovuto tenere. Per cui dico al mio collega, io mi fermo, sì, vado su io. E quindi mezz'ora dopo siamo sul versante della centrale di Sovelle, c'è il capo con gli altri 3 persone, 3 tecnici che devono salire, il capo mi dà le ultime raccomandazioni, li vedo partire, vanno sul Vajont dove spariscono, letteralmente assieme a tutti quelli che erano rimasti lassù. Io sono rimasto a Sovelle e mi sono salvato per questo. Devo dire una cosa,
questo ordine di aprire la paratoia non è mai arrivato, perché tempo dopo, quando siamo entrati per controllare, le abbiamo trovate chiuse. Erano state fatte tutte le operazioni necessarie perché si potessero aprire, una serie di operazioni tecniche, inutile stare a dirle fuori, però le paratoie le hanno trovate chiuse, quindi quest'ultima disposizione non è arrivata all'ordine di aprire. Io qua mi fermerei, anche perché se avrei tante altre cose da dire, farei il discorso della chiesetta e altre cose, ma forse è opportuno, visto che l'ho fatta anche abbastanza lunga. Sì, la devo trovare, fammela trovare. Eccola qua. In località Colombert c'era una chiesetta dedicata a Sant'Antonio, e che la sala aveva preso l'impegno di costruirla sopra la diga, tale quale. Qua la vediamo in una fase che sono già iniziati i cantieri, perché qua si vede un compressore, però la diga ancora non spunta. Qua invece la diga è già alta e si stanno togliendo tutte quelle infrastrutture che meritava di essere portato in alto. Vedete, è stato tolto il portone, le due lapidi, qua su c'è qualcuno che sta togliendo la croce, la campanella. Tutto questo materiale, compresa la parte interna, era depositata su in alto, sopra la diga, stavano per iniziare i lavori di ricostruzione quando è venuta l'ondata nel 9 ottobre, che ha spazzato via tutto. Si sono salvati solo la statua di Sant'Antonio e la campana, perché erano state portate su una chiesa di Casso. Quindi questo era. Vediamo anche, allora, visto che vi porto via un minuto. Soerzene è stato il primo ostacolo incontrato dopo Vajont, dopo Longarone, perché qua c'era una traversa che raccoglie l'acqua che la portava verso Soerzene, verso l'acqua di Santa Croce. Questa è una fontana del 50. Poi qua è inutile, è troppo lunga se io dico cosa io ho visto stando qua. Questa è la situazione attuale. Noi ci siamo salvati a Soerzene perché la strada era, il piave era un chilometro circa, 300 metri erano le strutture in cemento che servivano a raccogliere e a controllare l'acqua, gli altri 700 metri erano un terrapieno alto 5-6 metri. L'acqua è arrivata, ha sfondato il terrapieno, per cui per la maggior parte è scivolata da questa parte. Quindi, però aveva ancora la forza, ha scardinato tre paratoie d'acciaio larghe 12 metri ciascuno, e il livello dell'acqua è arrivato in questa zona qua. E devo dire che quando poi noi verso mezzanotte, la una, abbiamo cercato di arrivare per capire qualche cosa, qua abbiamo visto un corpo nudo, ma che però non era intero, quindi era. E qua vedete cosa c'era a monte, cosa si è fermato a monte, cosa sono i pompieri che stanno sgomberando, cercando di fare recuperare il cadavere, tanto è vero qua nella zona di Soverde abbiamo recuperato oltre 40 corpi. Sono stati recuperati dai pompieri oltre 40 corpi. Questa è la fotografia del 9 del pomeriggio del 9 ottobre, abbiamo, lavorando di motosega e altro, abbiamo aperto un varco. Ma io però, Sindaco, lascerei la parola se c'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere. Grazie.